Ti volevo chiedere come faremo del resto con tutti gli altri esperti che incontreremo in questo ciclo, in questo percorso formativo di Como Futuribile, un giudizio su questo nostro tentativo di mettere a confronto generazioni e in particolare per queste conferenze a cui tu hai partecipato, questo esperimento di provare a parlare di questi temi con una generazione cosiddetta senior che rispetto alla tematica ambientale non ha un approccio particolarmente significativo, per qualcuno è addirittura una novità, però mi sembra che la risposta che sia arrivata in queste conferenze è abbastanza positiva, tu ce lo confermi? Sì, io ho grande fiducia nella capacità delle persone con i capelli bianchi, che hanno molte più risorse di quelle che sono loro riconosciute e che certo sono in difficoltà rispetto a delle novità, delle tecnologie, delle forme di comunicazione che li vedono un po' impacciati rispetto a chi invece è cresciuto con più familiarità, ma che hanno invece nella loro esperienza di vita una grande memoria di trasformazione, una grande, hanno affrontato molte prove, molte difficoltà che erano diverse, ma anche una grande saggezza che va valorizzata e possono trasferire in altri ambiti. E il fatto che ci siano delle persone che hanno la curiosità di partecipare a degli incontri che hanno un valore culturale negli ambiti più diversi, credo che sia importante. E forse in Italia ci siamo dimenticati, ci sono state grandi stagioni di attenzione, di sensibilità anche su tematiche ambientali, che non si sono forse radicate, non sono diventate senso comune, si sono un po' perse o sono diventate solo bandiera di una parte. Mentre bisogna imparare a mettere insieme le cose e capire che non si può mai saltare questo passaggio, che gli effetti delle nostre azioni hanno anche un aspetto globale, un aspetto sull'insieme della Terra e che tutto quello che facciamo nasce da questa dimensione, da questa biosfera di cui noi siamo una parte a nostra volta. Credo che qui la scuola abbia una grande responsabilità nel far diventare senso comune questo continuo richiamo alla dimensione della Terra, che poi è anche una dimensione sociale e simbolica. E credo che anche trovare dei momenti di confronto non immediati tra generazioni diverse possa fare parte di questa dimensione, di questa ecologia umana, così come c'è una biodiversità, anche una biodiversità di tipo culturale, generazionale, emotiva, è un elemento di ricchezza che deve migliorare il nostro ecosistema ambientale e sociale. Grazie ancora.